Cucina Fornelli Spenti abbiamo il nostro oste custode Paolo Tizzanini, nonché uno dei governatori dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica, e in questo caso abbiamo voluto dedicarlo ai Fornelli Spenti. Perché, Paolo? Cucina a fuoco spento perché mi ricorda, e c'è questo ricordo di andare al mercato, sì, a Terra Nuova, dove abito io, il venerdì. Quello anche Arezzo, esatto, voglio dire. Insomma, c'è un giorno per ogni paese. Per ogni paese. E andavi, specialmente dai primi di settembre in poi, a, sì, comprare le acciughe e le aringhe. Che erano in quei barili, in quei di barilone, legno, in quei caratelli, li chiamavano i caratelli d'acciughe. L'ho vissuto anch'io. I secchi delle acciughe. Che poi si litigavano perché li servivano per l'orto. Sì, è vero, poi si trovavano negli orti, hai ragione. Anche mio nonno l'aveva nell'orto per innaffiare. Per innaffiare. Sì, sì, sì. E queste, una volta arrivate in casa, vanno prese e vanno... Ora stiamo parlando delle acciughe? Le acciughe vanno prese, vanno... Guardate che belle. Sì, vanno pulite. Che acciughe sono queste? Spagnole. Ecco, già, sì, decodifichiamo il prodotto, dai, sì, perché ora spagnolo, non è che non ci sono le acciughe buone nei nostri mari. Sì, sì, però. Non arrivano, cioè, ci sono le acciughe di Cetara, ci sono le acciughe, sì, ligari, però diciamo che io non le riesco a trovare qui se non le ordino. Qui ci sono le spagnole, non faccio il nome della pubblicità, comunque spagnole. Spagnole, già, voglio dire, i romani andavano, sì, il garum quando andavano. Si puliscono, io l'ho già pulite comunque, con il dorso, sì, del coltello, vedi? Perché non vanno mai lavate, vero? No, specialmente con l'acqua perché si ossidano. E lì si fa questa pulizia per benino. Gli si leva appena questa parte qua. Appena questa parte qua. Si mettono tutte in fila nel piatto. Non si aprono, non si aprono. Si lasciano con la resta, la risca, come la vuoi chiamare. Io la mangio, figurati. Anch'io. I gamberoni mangio anche il fuori, pensa, sì, un, sì, po' a che livelli siamo, perché quindi, per me sta lì il gusto. Vai. Questo si condisce, sì, con il prezzemolo tritato abbastanza grosso. Allora, facci vedere l'operazione. Io l'ho già tritato, quindi vabbè, il prezzemolo, sì, si trita. Deve essere grossolano. Io sfido tante, anche signore più giovani, ad avere questa memoria, perché ora sono cose che sono sparite, dai. No, ma poi aprire il frigo, quando hai poco tempo, sì, tornare e trovare questa delizia lì pronta. Compri un po' di pane fresco. Con una bella fetta di pane fresco, bello croccante. Bello croccante. Allora, abbiamo messo la nostra bella spolverata di prezzemolo. Bello grossolano. Grossolano. L'aglio lo stesso. L'aglio si divide prima a metà. Sì. Poi si va sul piatto. E anche qui si mette abbastanza grosso per due motivi. Tanto il sapore glielo lascia. E poi se non lo vuoi mangiare lo scansi. Anche perché se voi dite, ma a me l'aglio non piace, ma se non ce lo mettete non riesce, vero Paolo, a prendere quel sapore. Infatti, no. Che l'aglio, che poi anche rimanendo lì lo mantiene anche, no? Sì, sì. Ecco, perché, sì, anche questo potere l'aglio, oltre di insaporire, anche, sì, di poter mantenere un po' il cibo, insomma, ecco. Va, aglio, dai, bello grossolano. Peperoncino, e anche cornetto. Questo. Beh, peperoncino, anche questo si prende. Bello grossolano anche questo. Si taglia, questo. Bellino. Perché anche questo potrebbe, insomma, voglio dire... Sì, io lo mangio. Sì, anch'io, però insomma voglio dire, se poi tante volte succede che qualcuno è un pochino più delicato di bocca... Sì. Lo lascia lì, vabbè, questo, però l'importante... Guardate, poi, questi bei cornetti rossi, mamma mia che belli che sono. Il peperoncino. Peperoncino, peperoncino. Quello in polvere no, vero? No. Qui ci vuole tutta roba fresca. Fresca, perché giustamente si deve macerare. Al limite questo si fa... Tutto l'anno, se quando non, sì, c'è quello fresco, c'è quello secco in polvere, sì, si può usare quello. Oppure quello fresco è io migliore. Consiglio, quando ce l'hai questi, di fare l'olio al peperoncino. Mettere dentro, giusto? E ci metti i semini dentro l'olio, esatto, vero? Però? Sì, tutto, sia tutto semini, ci metti? Sia. Vabbè, quindi, vai. Aprimi la bottiglina dell'olio. Vado. Perché io ho le mani unte. E puzzolenti. Ho le mani unte. Vai te? Vai, metti. Abbonda, no? Perché sì, poi sì, dopo qui ti ci ammazzi con il pane a zuppare. Sì, non me lo di per cortesia, vai. Ma vai ancora, devono essere ricoperte, sì. Allora, guardate, bene. Beh, ecco fatto. Vai. Queste si mettono. In frigorifero? In frigo. Sì, non c'è bisogno di coprirle o le copriamo? Ma diciamo che in frigorifero, siccome ci sono delle contaminazioni, un po' di pellicola... Non gli fa male. Però ci sono anche dei contenitori, esatto, che hanno il coperchino, sì, e ci metti, sono, perché voglio sì, dire. Sì, ce li metti. Uno, ecco, le può fare lì così le mantiene... Sì, e non prendono e non rilasciano altri sapori. E queste sono le acciughe. Altro giro, altra ricetta e anche questa. Le aringhe arrivavano ai primi d'autunno, no? Sì.
Primi d'autunno mi ricorderò sempre quello che mi dicevi tu, che d'inverno, ma anche il mio babbo diceva, la ringa attaccata al soffitto e ci si strusciava la polenta o il pane. Sì, sì, perché una ringa in tre, ma anche in quattro o cinque. No, perché costava anche quella. No, sì, sì. Perché costa. Oddio, ora costa più di allora, perché chissà perché. Tutto quello che costava poco una volta, ora sembra che... La ringa lo stesso, io dico questo, no? Come si perde il tempo? Dice, ma perché perdi tempo? Tu le compri, tu le trovi belle fatte. Non hanno lo stesso sapore. Cioè, a parte lo stesso sapore, io vedo la fila dove in questi distributori tutti quelli a pulirsi le sue belle macchine stanno lì, perdono mezz'ora, un'ora, ma va bene. Per l'amor di Dio. Allora, perdete anche mezz'ora per farvi una cosina di questa. Sì, perché è anche un lavoro da uomini, voglio dire. Sì, sì, sì. Dai, facci vedere come si pulisce una ringa. Si incide sulla schiena, così. Sì. Poi si va a trovare il punto della pelle. Che poi facciamo una distinzione. Vedi? Ci sono quelle da uova. Sì, sì, da uova e da latte. E da latte. Poi si tira giù tutta la pelle. È semplicissimo, sembra più le mani poi le pulite. Purtroppo le mani sì, dopo vi insegno il trucco anche. Aceto, con l'aceto, con il limone. Con l'aceto. Quindi la pelle. Con i guanti di lattice questo lavoro qui non si fa, quindi. No, perché tu ti peggiora la cosa, quindi bisogna usare le mani. Ma poi se non si tocca mentre si fa, dai Paolo. Sì, sì. Cioè io capisco che per igiene uno lavora con i guanti, però. Lavarsi spesso le mani in cucina, questo è normale, una cosa normale, è inutile stare a dire. Se si leva anche il tatto che si sta già perdendo. Sì, sì, poi dalla schiena. Sì, fammi vedere. Questo sto imparando anch'io, Paolo. Poi la riproporrò come ricetta anche in casa mia. Dalla schiena si va giù, in fondo, verso la coda. Sì. E si lascia la spina, si lascia dentro. Attaccata all'altra parte. Vedi? Perché questa non è consigliabile mangiarla, Guarda, è arrostita sulla, sì, è vero, sulla piastra della stufa, era una cosa eccezionale. Ma sai che mi fai venire i ricordi? Sulla stufa a legna, la mia nonna. Ecco, ad esempio, questa è di uova, questa è di latte e questa è di uova. Eccole qua. E le uova, latte, devo dire, con il pane, guardate, queste sono le uova. Le uova. Che sono buonissime. Molto buone. Molto buone. Molto buone. Poi si toglie questa parte qui. Vai. Che è la pancia, diciamo, no? Dove c'è la pinna. Sì, che anche quella insomma va scartata. Va scartata. Guardate che filetto che vi ha fatto Tizzanini, ma si può fare anche noi. E poi si toglie tutto, perché poi la lisca viene via tutta intera. E poi gli dai un occhio, stai attenta che non ci rimanga qualche resta, specialmente in cima. Si va a toccare e con la pinzettina, se non hai quella apposta, ascolta, la pinzettina, la ciglia. Allora, lo so, ma se vedi, non... Guarda, io l'ho tolte tutte, però... Sì. Ecco. Vabbè, basta toccarla un po' e poi si toglie, no? Si toglie. Se no si dà il gatto, questo si dà il gatto. Ecco. Questa... Anche i gatti non so più chiedere una volta. No, sono abituati male. Ecco, vai. Perfetto. Delicata latte, da però, latte. Che poi basta toccare il ventre, si sente la differenza. È più molle quello del latte. È più molle quella da latte. Allora, si fanno a pezzettini. Ma quanti ricordi mi fai venire? No, ma Giuro, guarda. Vai, a facciamo pezzetti, a pezzi. Così. Abbiamo un minuto, Paolo. Guarda, ci siamo persi. Guarda, ci siamo persi in chiacchiere, ma va bene. Mannaggia, fai ricordi, fa far veloce, capire le cose. È veloce. Guarda, allora, il filetto. Poi. Sì. Carota. Carota tagliata grossolanamente. Grossolana. Sedano con le foglie quelle dentro. Quelle belline bianche, il dentro belline del interno. Sedano. Sempre il solito aglio. L'aglio a pezzettoni e io pronta quello. Preparati con l'olio. Paolo Peperoncino. Tizzanini. Vai, sempre tagliato. Ricopri di olio, buono, pane fresco e io vi dico che questo è un mangiare da Dio, da re. Paolo Tizzanini, oste custode e anche governatore dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica, ci ha presentato a fornelli spenti, senza fornelli, sia le acciughe che la nostra aringa. Arrivare e trovare questo come primo piatto, come apristomo, uno finisce qui, si ferma qui, dice, basta. Sono d'accordissimo, grazie. Grazie Paolo.